Ciao a tutti, oggi prepareremo i panini dolci per Halloween. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono latte, zucchero, lievito di birra fresco, uovo, farina Manitoba, farina di tipo 00, olio di arachidi, sale e aroma di vaniglia. E per la decorazione servirà cioccolato fondente e confettura di fragole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. E lo facciamo sciogliere per 2 minuti a 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo adesso la farina Manitoba, la farina 00, l'olio di semi d'arachidi, l'uovo il pizzico di sale e l'aroma di vaniglia. E facciamo impastare in modalità spiga per 3 minuti. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola unta con olio, copriamola con pellicola trasparente e sistemiamola all'interno del forno spento e lasciamolo lievitare per almeno 2 ore. Trascorse le 2 ore abbiamo ripreso il nostro impasto, versiamolo in un piatto di lavoro leggermente infarinato e sgonfiamolo con le mani. Formiamo dei panini del peso di circa 40 grammi ciascuno. Aiutandoci col palmo della mano e il pollice andiamo a fare questo movimento. Una volta formato il panino, posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno e continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Dopo aver formato i panini, copriamoli con pellicola trasparente e lasciamoli lievitare per 30 minuti. Trascorsi i 30 minuti, abbiamo ripreso i panini, adesso li spennelliamo con il rosso d'uovo . Cuociamo i panini in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 15 minuti. I panini sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di decorare. Adesso decoriamo i panini, tagliamolo appena. Facciamolo con la marmellata. Adesso formiamo i dentini con il cioccolato fuso. Facciamo gli occhi. E questo è il nostro panino di Halloween. Continuiamo così con tutto il resto dei panini. Panini dolci per Halloween. Grazie e alla prossima ricetta!